Ciao a tutti, oggi parliamo di Doberman. Mi è venuto un brufolo qui, una cosa orrenda, mamma mia. Allora parliamo di Doberman, rispondo a Matteo che mi ha mandato un messaggio sulla mia pagina, mi ha fatto molto ridere. Ora vi spiego perché. Insomma, nel suo messaggio mi scrive che ha visto il video su Rottweiler, che è piaciuto molto e ha sorriso quando ho detto che i Doberman sono degli abbaglioni. Mi ha fatto ridere per quale motivo? Perché ad un certo punto mi ha scritto un po' di cose che rientrano nella privacy, quindi non entro nel merito. Però c'è una fase, mi ha fatto ridere, dove dice: perché in questo periodo ho lavorato con un mio amico che fa l'addestratore, addestra cani soccorso, cani per obbedienza e cani sub. Ma cos'è un cane sub? Io non l'ho mai... Un cane sub, cioè con la musa. Sono morto, quando mi ha detto un cane sub sono morto, sono impazzito. Magari si è sbagliato sicuro, però mi ha fatto ridere. Cane palombaro, ti immagini con, capito? Occhiali e cose, fantastico. Il cane sommozzatore mi mancava. Allora, Doberman. Ora comincerò a dire una frase che mi sentirete dire tutte le volte che parlerò di una razza diversa e voi fate finta di assecondarmi come si fa con i matti. Con i malati di cani, cioè con quelli, io sono un malato di cani, sono completamente pazzo per quanto riguarda i cani, quindi voi ditemi su questa cosa, ditemi sempre di sì. Il Doberman è indiscutibilmente uno dei cani esteticamente più belli del mondo. E tu lo guardi un Doberman e dici: cazzo, è fantastico, è proprio bello, una sfinge, tu ti strappa il cuore quando lo guardi, ti spacca l'occhio. È proprio, chiedo scusa per chi fosse di Milano, io quando vedo un bel Doberman resto così, lo guardo, dico: guarda, cioè la selezione del genere umano, o meglio la selezione del genere umano sul cane è arrivata a dei livelli. Sono innamorato esteticamente del Doberman. Caratterialmente, se non fosse per quella cosa che crescendo la testa rimane piccola, il cervello diventa grande, impazziscono e ti mordono, se non fosse per questo sarebbe un cane ideale. Voi vi rendete conto, tanto lo sapete di cosa parlo, no? Cioè voi vi rendete conto delle cazzate che sono state dette sul Doberman. Andiamo alle origini di questa cosa che è stata inventata sul Doberman, in modo tale da far tacere, che è una cosa che fa ridere, no? Perché vabbè, ma come ti fa venire in mente una cosa simile? Però andiamo, spieghiamo dove nasce questa cosa. Nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, per quale motivo? Perché... gli addestratori, o meglio coloro i quali preparavano le unità cinofile che poi dopo davano purtroppo ai noi all'interno della polizia, delle SS, insomma di tutti i corpi speciali, venivano dati anche dei cani, venivano usati un po' come vengono usati oggi, all'epoca venivano un pochino più usati per consegnare la posta, che è un po' il cane meno adatto, se vogliamo, per fare questo lavoro, e lo era già all'epoca. Ma dove nasce questa cazzata? Non ha un altro motivo. Il motivo nasce dall'opposto, cioè proprio dalla motivazione opposta da quella che tutti credono. Quindi questi cani, dopo essere stati lavorati nei centri di addestramento tedeschi, venivano messi nelle mani del conduttore senza creare l'unità cinofila. L'unità cinofila è composta da un conduttore e un cane, insieme unità. Però devi formare, devi creare l'unità cinofila, non puoi addestrare un cane e poi metterlo in mano ad una terza persona. Soprattutto se il cane è forte, durante la Seconda Guerra Mondiale, forte caratterialmente, non entriamo nello specifico del forte, non oggi. Soprattutto se il cane è forte. Il Doberman, che era un cane all'epoca con le contropalle, cioè era un cane veramente molto molto forte, veniva messo in mano a dei conduttori di prima leva, perché più delle volte questo erano quelli che prendevano in mano questi cani. Durante la Seconda Guerra Mondiale, faccio un passo indietro per chi non lo sapesse, chi prendeva i cani erano o le guardie, quindi le guardie intese proprio come guardie
di perimetrali, di campi di concentramento, di basi, quindi o loro e quindi non operativi al 100%, quindi non abili al combattimento al 100%, erano molto spesso degli ingenuoti che gli dicevano: ok, tu non puoi fare questo, vai ad esempio a consegnare la posta dietro le linee nemiche. I messaggi venivano fatti consegnare per mezzo del Doberman, e il Doberman, non riconoscendo semplicemente il proprio proprietario, perché è un cane che si affeziona molto, cioè un cane di un attaccamento straordinario al proprietario, in situazioni di tensione in diverse occasioni prendeva e mordeva semplicemente al conduttore, che però non conosceva il cane, cioè gli veniva messo in mano sto cane pensando che il cane fosse un oggetto, ad una persona che probabilmente neanche non aveva la più pallida preparazione nella conduzione di un cane. Il cane si girava, sbram, chiaramente erano dei cani adulti, no? Da qui la leggenda che il Doberman impazziva perché la testa al cranio. Purtroppo questo pregiudizio, che ha superato il giudizio, ha compromesso anche molto la selezione del Doberman da lavoro nel corso del tempo, anzi del Doberman in generale, che intere generazioni sono cresciute con questa barzelletta, questa leggenda metropolitana che al Doberman, che il Doberman impazzisse perché ad un certo punto il cervello gli esplodeva dentro la testa. Non è vero. Non esplode niente dentro, non esplode niente, proprio niente. Un po' di cultura cinofila e le cose poi si sanno. Un po' di studio e uno capisce dove nascono certe leggende metropolitane. Il Doberman è stato il mio secondo cane. All'epoca mio padre comprò un Doberman, che però non era un Doberman, era un Dobermang, perché mio padre non lo sapeva dire Doberman, quindi era un Dobermang con la G finale. A Roma si usa storpiare i nomi dei cani. Ma al di là di questo io non l'ho vissuto come un mio cane, perché era una fase di transizione sulla cinofilia. In quella fase però ho potuto osservarlo tanto, e poi me ne sono capitati una montagna da lavorare, ma veramente una montagna, una quantità incredibile di cani, perché c'è stato un periodo a cavallo degli anni, fine anni 90, 2000, che sono tornati ad andare di moda. Poi la legge, o giustamente o ingiustamente, non entro nel merito, ha segato il taglio delle orecchie, ha di fatto, non dico distrutto, però ha livellato di molto la vendita del Doberman in generale. Posto che il video lo faccio per evitare di sentire stupidaggini, parlando quindi di stereotipo, cioè del cane, lo stereotipo del Doberman come dovrebbe essere oggi, è un cane sicuramente, e non come molti immaginano, è un cane, viene definito da guardia e da difesa, da utilità sicuramente. Per quanto mi riguarda è un cane straordinario per la guardia, anche un po' rompipalle, perché i proprietari che ce l'hanno sanno perfettamente di cosa parlo. È un cane che vocalizza in modo straordinario, lui abbaia, 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 sente un rumore, abbaia, abbaia, e questo fa di lui un grandissimo deterrente per quanto riguarda il fare la guardia. Cioè lui sente un rumore, se c'è un rumore lui lo sente. Per tutte le altre qualità che hanno a che fare con il lavoro in genere, quindi con l'utilità, è stato superato negli ultimi anni, intendo nell'ultimo ventennio, dal pastore belga, dal Malinois, chiamatelo un po' come vi pare, dal Malin. È stato superato in quanto agile, più agile di lui, se vogliamo più efficace, più veloce nell'esecuzione, più veloce nell'apprendimento, ma stiamo parlando veramente di dettagli tecnici e nulla. Non è, come dicono molti erroneamente, un cane nervoso, ma è un cane nevrile, che è una cosa diversa. Il secondo errore che si fa tantissime volte con il Doberman è acquistare un Doberman o due Doberman e lasciarli in giardino per fare la guardia. Ecco, non c'è errore più grosso che puoi fare con un Doberman. Il Doberman è un cane da divano, ti fa sicuramente la guardia,
però se non vive costantemente il rapporto con il proprietario, è un cane non felice, non è un cane che puoi mettere in giardino e dimenticartelo come puoi fare con un pastore maremmano, che poi dopo non ti fa rientrare a casa il pastore maremmano perché si dimentica anche lui. Però il Doberman, se diventa anaffettivo, se gli dai anaffettività, non è un cane per proprietari anaffettivi, ha bisogno di una quantità di amore incredibile, ha bisogno di lavorare, ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno di divertirsi, ha bisogno di andare. È un atleta. Il Doberman è un vero e proprio atleta della cinofilia e come tale deve essere trattato. In famiglia è splendido, nel senso che ha tutte le qualità che si chiedono ad un cane per crescere all'interno di una famiglia. Ha anche una buona soglia di resistenza al dolore, che è molto importante soprattutto quando si ha a che fare con bambini piccoli, perché sono tendenti al cadergli addosso e a dargli un po' fastidio, però insomma se è un cane sollecitato e abituato a sopportare la presenza di bambini non dà alcun tipo di problema, anzi tutt'altro, diventa il compagno ideale di giochi per i bambini perché è instancabile come loro. E se dovessi rispondere alla domanda fondamentale che farà arrabbiare un sacco di persone, secondo me il Doberman è il mediano della cinofilia. Mi spiego, è un cane che non eccelle in niente, se non in bellezza, dove secondo me è insuperabile, o comunque permettete, voi fatemela passare, questa cosa la dirò di tutti i cani che andrò a D'altronde mi presentare. piacciono i cani, non è che... Altrimenti avrei fatto un video sulle auto, un canale sulle auto avrei fatto. Al di là di queste disquisizioni che mi fa impazzire esteticamente, vi dicevo, è il mediano della cinofilia perché? Perché al Doberman puoi chiedere tutto: agility, obedience, utilità, difesa. Difficilmente, a meno che tu non sia un fenomeno, arriverai a livelli mondiali con quel cane, però arriverai dove vuoi arrivare a competere. Cioè, è un cane che ti permette di divertirti. È il cane sportivo per eccellenza, insieme a tanti altri cani sportivi. È un buon cane in pista, è un buon cane nella fase di attacchi e difesa, è un ottimo cane in obbedienza, è un cane fichissimo per quanto riguarda l'agility, è un buon cane nella ricerca e soccorso. Il Doberman è una figata. Peccato che poi dopo a un certo punto impazzisce e diventa matto. Non abbiate paura di queste leggende metropolitane, affidatevi ad allevatori seri. E con il Doberman avrete un compagno della vita per la vita che non dimenticherete mai.